il nomos della terra e il diritto internazionale dello ius publicum europeo. È un libro pubblicato in Germania in una piccola casa editrice di Colonia, Greven Verlag, nel 1950. In questo libro del 1950 si parla del diritto orientato, solo che invece che parlarsene a livello di politica interna, se ne parla a livello di politica internazionale. A livello di politica internazionale, il rapporto fra ordine e decisione, il rapporto fra ordine e orientamento non si chiama decisione sul caso d'eccezione, no, si chiama nomos. Nomos, in greco, vuol dire varie cose. Poi è stato tradotto in latino da Cicerone con lex. Nella parola nomos si indicano ordinamenti concreti. La parola chiave, la parola magica di Schmitt è concreto. Un ordinamento concreto, reale, storico, è un ordinamento orientato, cioè nasce da qualche cosa, è contro qualcuno, a favore di qualcun altro. Questo non è per niente ovvio, già questa affermazione è un'affermazione violentemente antiliberale. Se c'è qualche cosa che Schmitt ha sempre detestato nel corso della sua lunghissima esistenza è il liberalismo, che secondo lui è riducibile alle buone maniere private. Quando gli chiedevano, maestro, lei è liberale, lui diceva, chiedetelo a mia moglie. Perché il liberalismo crede che la politica sia il privato, essere buoni, cari e gentili. Invece la politica è il pubblico e il pubblico è qualche cosa di diverso, che non si fonda sull'uguaglianza, sulla bontà e sulla gentilezza, ma si fonda sul taglio e sull'esclusione. Taglio, Entscheidung, decisione, decidere, è la stessa parola. Bene, nomos, secondo lui, vuol dire per l'appunto questo, tagliare, spartire. Questo è il livello teorico generale al quale è dedicata la prima parte di questo libro. Che cos'è il nomos e a che cosa serve? Serve a togliere necessità alla politica. Tutto il pensiero di Schmitt serve a togliere necessità alla politica. Tutta la politica moderna si fonda sopra un effetto necessità. E Schmitt è il grande... in politica è il grande decostruttore della politica moderna. Non fa un metro oltre di essa, però la vede ai raggi X. Ecco, questo sì. Esattamente come Picasso, che non fa praticamente un metro oltre il figurativo, semplicemente prende la tradizione figurativa e ne fa esattamente quello che vuole. Quando pensate a Schmitt, pensate a Picasso, allo stravolgimento, all'universo della forma che è l'orizzonte entro il quale si muove Picasso, all'universo della forma politica all'interno del quale si muove Carl Schmitt, e allo stravolgimento, cioè alla decostruzione e al rimontaggio, come dire, tutto ciò è un linguaggio che può essere giocato. Quando si parla di politica, dire che la modernità è un linguaggio che può essere decostruito e giocato vuol dire che i pilastri della modernità possono non essere, non sono il portato della storia. Sono nati perché si arrivano a qualche cosa in quel momento. Non solo questo vuol dire, ma vuol dire anche che si può giocare con essi e riportarli continuamente alla loro contingenza, al loro poter non essere. È una decostruzione del discorso moderno su se stesso, del discorso che la modernità fa su se stessa, nel quale discorso la modernità afferma di se stessa di essere A, l'esito finale maturo e perfetto di tutta la storia dell'Occidente. Tante molis erat humanam condere mentem, questo è Hegel. Tutto questo era la grande fatica di fondare il Geist, la mens. Per cui quel che capita non capita per caso, ma capita perché ha delle radici
in Talete, in Omero, cioè, un vettore progressivo. E tutto ciò è contro l'idea che quello che è fatto qui da noi abbia non soltanto una necessità, ma abbia una validità universale, cioè che noi abbiamo pensato qualche cosa che per un qualche motivo è stato pensato in modo radicale, perfetto, in Occidente, e che come tale vale per il resto del mondo, che è il nostro modo di pensare alla politica, su, come sanno tutti, e che è il nostro modo, nostro, e qui il punto è nostro di chi. Schmitt era ancora, si trovava ancora nel momento in cui dire nostro era privo di senso, si trovava ancora nella condizione nella quale non si poteva ancora dire Occidente, anzi Schmitt è il grande nemico del concetto di Occidente, che è un concetto americano. La cosa che spiazza in questo libro è questa. Questo è un libro scritto da un tedesco che sta facendo la guerra contro gli americani e svela, crede lui, la intrinseca, come dire, ipocrisia dei concetti democratici occidentali, anzi del concetto di Occidente. Per questo questo libro, nazista, para-nazista, è il libro preferito di tutti i critici delle amministrazioni USA degli ultimi anni. Per cui c'è questo dato all'inizio scioccante, poi ci si abitua, per cui i miei cari amici di sinistra giurano sul nomos della terra di Carl Schmitt. Dice, lo dice Carl Schmitt, ho capito, lo dice Carl Schmitt, che però lo diceva, non è che dica solo delle cose false o ideologiche, però va capito che quando parlava era uno che stava facendo la guerra contro gli americani su questo tema, che cosa vuol dire noi. Per gli americani noi vuol dire l'Occidente liberal democratico. Schmitt stava con quelli per i quali noi non voleva dire l'Occidente liberal democratico. Certo, in questo momento di crisi, come sempre nei momenti di crisi, c'è il massimo di possibilità di comprensione. Non si capisce niente del concetto di Occidente se non si sa che esso un bel dì nacque. E quando nacque, nacque perché serviva a qualche cosa. Non c'è sempre stato il concetto di Occidente. Ecco. Quelli che vengono pensati come i capostipiti dell'Occidente non lo sapevano di esserlo. Cioè Kant non si è mai sognato di definirsi occidentale, ecco, tanto per essere precisi, e neanche Locke. Per loro l'Occidente era l'America, cioè un popolo, un paese pieno di selvaggi che andavano bene a fare gli schiavi. Non erano occidentali, erano europei. Il concetto di Occidente è il contrario del concetto di Europa, è un'arma americana contro l'Europa. Peggio per l'Europa, che ha fornito agli Stati Uniti le motivazioni per armare contro l'Europa il concetto di Occidente. Pare, non si possono perdere le guerre mondiali e poi pretendere di conservare il monopolio sul senso comune. Il senso comune, anche quello scientifico, segue i vincitori. L'Europa ha perso e l'Occidente ha vinto, ma l'Occidente è una dottrina americana, la dottrina dell'emisfero occidentale, di Monroe. Cioè, siamo agli anni 30 del 1800 ed è una dottrina assolutamente difensiva, grazie alla quale gli Stati Uniti istituiscono un'area vietata alla intrusione delle potenze europee, le quali potenze europee, dopo avere fatto fuori Napoleone, stanno tentando di restaurare l'ancien regime. E allora gli americani temono che la Spagna tenti di riprendersi le colonie dell'impero ex spagnolo, che nel frattempo, dagli anni 10 in avanti, sono diventate indipendenti. E per non vedersi sbarcare dai galeoni spagnoli, dei soldati magari anche inglesi e francesi in aiuto, che si riprendono gli imperi coloniali
in Occidente si inventa, col presidente Moro e con interpretazioni di poco successive, il concetto di emisfero occidentale come emisfero in cui gli europei, no, vecchi, corrotti, dispotici, non possono entrare. La storia dell'emisfero occidentale è la storia dello spostamento di una linea che a un certo punto passa, entra a metà Oceano Atlantico, poi si sposta, sostanzialmente segue Eisenhower, si sposta e poi va a sbattere contro i russi che arrivano dall'altra parte. Quello è l'emisfero occidentale, cioè l'area in cui comandano gli americani, l'area in cui tutto ciò che avviene viene valutato dagli Stati Uniti come qualcosa che deve essere interpretato alla luce degli interessi americani. Questo è l'Occidente. E l'Occidente è indeterminato. Schmitt dice, non esiste un polo est e un polo ovest. Esiste un polo nord e un polo sud. Cioè, non fornisce orientamento. I concetti per noi ovvi, visti con gli occhi di qualcuno che ci sta dicendo, attenzione, non sono ovvi, servono a qualche cosa, potrebbero non essere, come se qualcuno ci dicesse, va bene, state assistendo alla scomparsa dei dinosauri e all'inizio del regno dei mammiferi, sappiate che non vi è nessuna necessità in ciò, che poteva andare diversamente, che questo inizio del regno dei mammiferi, che a voi sembra ovvio, beh, non lo è per niente, è andata così perché erano più forti militarmente loro, altrimenti adesso sarebbe tutto diverso, perché può essere diverso. Un altro mondo è possibile. Naturalmente. E per questo libro piace a sinistra. Piace perché c'è scritto che un altro mondo è possibile. Peccato che ci sia scritto da un punto di vista nazista, ma un altro mondo è possibile. Adesso Schmitt smette di dire corbellerie di carattere ideologico e comincia a parlare delle cose che conosce veramente, e quando dico veramente vuol dire come nessun altro le ha mai conosciute. Quando Schmitt scrive di diritto è impressionante. La ricostruzione di quello che lui chiama lo ius publicum europeum è un grande pezzo di bravura. Che cos'è lo ius publicum europeum? È una locuzione che era sempre presente nei trattati internazionali. Ecco. Nei trattati internazionali fino alla fine dell'Ottocento c'è sempre scritto che le alte potenze contraenti regolano i loro rapporti sulla base delle consuetudini del diritto pubblico europeo. E Schmitt, la tesi di Schmitt è che il diritto pubblico europeo è stato un nomos della terra, cioè un ordinamento concreto del globo. Ecco, è stato. Da quando a quando è stato questo ordinamento concreto della terra, a partire in varie tappe, la prima delle quali è la scoperta dell'America, la seconda delle quali è Vestfalia, trattati di Vestfalia che pongono fine alla guerra dei trent'anni e che sostanzialmente rendono la scena internazionale abitata da un solo tipo di attore, cioè lo Stato sovrano. In modo pieno e perfetto, col 1713-14, cioè il trattato di Utrecht, fino a quando? Fino al 1885, quando c'è la conferenza europea sul Congo. Voi direte, perché nella conferenza europea sul Congo è successo una cosa orribile, cioè il Congo è stato riconosciuto da un'entità politica non europea, gli Stati Uniti. Il crollo dello Ius Publicum Europeum con i trattati dell'Aia 1899-1906, la catastrofe definitiva con il Trattato di Versailles che nel 1919 osa fare qualche cosa che può essere definito criminalizzazione della guerra, questo è l'inabissarsi dello Ius Publicum Europeum, di cui Schmitt dice «Ich bin der letzte Vertreter», io sono l'ultimo rappresentante dello Ius Publicum Europeum, io so quello che nessuno sa più.
Questo sguardo genealogico di farci tornare indietro all'origine è ciò che vi è di grande in questo libro. Lo Ius Publicum Europaeum che cos'è? Normalmente si direbbe, è una prima razionalizzazione delle relazioni internazionali, un tentativo di far sì che ci si capisca qualche cosa nelle relazioni internazionali. E dal punto di vista interno, nelle relazioni internazionali ci sono soltanto certi tipi di attori, attori razionali legittimati, cioè stati. E dal punto di vista dei rapporti fra stati, che sia pure lentamente, sia pure in modo approssimativo, cominciano a regolare gli affari fra di loro, sapendo e affermando che esiste qualche cosa come il diritto naturale in senso moderno. No. Questa è la favola bella che l'Occidente racconta a se stesso, cioè che a partire dalla fine del Seicento le relazioni internazionali divengono relazioni fra stati e dovrebbero essere sottoposte a forme di regolamentazione vagamente razionali, che sia pure fra mille sconfitte, fra mille contraddizioni, sono poi quelle che gloriosamente emergono, prima con la Società delle Nazioni, poi infine con l'ONU, che riesce a dichiarare la guerra sostanzialmente un crimine. Questa è l'autonarrazione della modernità occidentale. Contro di essa, Schmitt dice, tutt'altra cosa. Le cose in realtà si sono svolte così. Allora, gli europei hanno scoperto l'America. Dapprima hanno trattato questa scoperta secondo il modo medievale, cioè sono andati a chiedere al Papa di chi è questa roba. Il Papa, come Dominus Mundi, diceva questo è tuo, questo è di quest'altro. E infatti in questo caso con la bolla intercetera 1494 viene spartita, no? Poi due anni dopo col trattato di Tordesillas viene corretto, vabbè. Per cui vecchio concezione medievale per distribuire al mondo le cose nuove. Poi, dice Schmitt, le cose sono cambiate grazie agli articoli segreti del trattato di Cateau-Cambrésis. I francesi e gli inglesi si sono messi d'accordo nello spartirsi il mondo senza andare a chiedere il permesso al Papa e hanno creato delle linee che si chiamano Amity Lines. Poi, ancora, molto meglio, con la formalizzazione della statualizzazione dell'Europa, nasce il vero Ius Publicum Europaeum. L'ordine, il nomos della Terra, l'ordine del pianeta Terra, quale esso ordine, si è manifestato dal 1700 al 1800, due secoli, tutto il 700 e tutto l'800. Che cos'è questo ordine? Semplicissimo, è il fatto che esiste l'Europa, è il fatto che esiste lo Stato, e che lo Stato è solo in Europa. Ma direte, che ordine è? È l'ordine moderno. Qui Schmitt, naturalmente, lui applaude, si può leggere con segno di valore rovesciato, ma insomma ci vede molto meglio dei liberali. Cioè l'ordine del mondo era questo, che ci sono degli stati sovrani in Europa. Questi stati sovrani stanno, è un ordine fatto di divisioni e di separazioni. L'unità del mondo è fatta da separazioni. Esiste l'Europa continentale. L'Europa continentale è frantumata in stati. Questi stati sono stati sovrani che si riconoscono l'un l'altro e che si fanno un certo tipo di guerra l'un l'altro, che non è più la vecchia guerra medievale, il bellum iustum, ma è la guerra moderna, cioè la guerra dove gli hostes sono utrinque giusti, giusti da entrambe le parti, perché la giustizia è uscita dal concetto di guerra. La guerra è uno dei modi attraverso i quali gli stati sovrani regolano le loro faccende. Non c'è più bisogno per uno stato sovrano di dire che io ho ragione. Fa la guerra, corre il rischio di perderla. Ma però, attenzione, questa guerra è una guerra che sembra assurda, invece è limitata, perché di fatto è una guerra di forze armate regolari dello Stato A contro le forze armate regolari dello Stato B. Grandissimo vantaggio rispetto alle guerre civili di religione, che erano invece il disastro totale dove tutti accoppavano tutti in nome della giustizia. Per cui, sottraendo la giustizia alla guerra, lo Stato moderno fa del gran bene.
all'umanità europea. L'Europa però non è soltanto l'Europa continentale fatta di stati, l'Europa è anche l'Inghilterra, la quale nell'età di Elisabetta, sostanzialmente, e di Shakespeare, e a questo proposito Schmitt ha scritto un curioso libretto che si intitola Amleto o Ecuba, dove nel 56, dove riprende tutte queste tematiche, spiegando appunto Amleto sulla base del nomos della terra, l'Inghilterra che ha un'esistenza marittima e dunque si decide per un tipo di politica completamente diverso dalla politica confinaria e territoriale e sovrana degli stati europei, si decide per una politica tutta giocata sulla infinità dello spazio marittimo. Dunque gli stati europei sono fondati sulla misura, l'Inghilterra è fondata sulla dismisura. Gli stati europei hanno come simbolo la casa, l'Inghilterra come simbolo la nave. Gli stati europei sono l'agricoltura, l'Inghilterra è la tecnica. Gli stati europei sono l'ordine tradizionale, l'Inghilterra è l'ordine moderno, individualistico, capitalistico.